Olá, tudo bem? Bem, hoje vou fazer um vídeo diferente. Em primeiro lugar, que eu tô segurando a câmera. Essa câmera sofreu um acidente, né? Que é melhor nem citar. Tá bom, vou falar. Caiu no vaso sanitário quando estive no Brasil. Não só no vaso sanitário, mas no vaso sanitário público. Eu mandei para assistência, eles disseram que arrumaram, mas não arrumaram. O segundo motivo pelo qual esse vídeo é diferente é que hoje eu vou responder uma tag. Vou responder em italiano. Vou deixar também o subtítulo, o sottotitolo, a legenda aqui embaixo. Não tem o um botãozinho aqui, se vocês precisarem. Se não, vejam como vocês estão com o italiano, com as respostas em italiano, tá bom? Então vamos começar. 15 coisas estranhas sobre mim. Então vamos lá. Pergunta número 1. Qual apelido que apenas a sua família te chama? I membri della mia famiglia sono gli unici al mondo che mi chiamano Ana Paola. Ana Paola come deve essere? Nessuno mi chiama Ana, Paola o solo Ana, solo Paola oppure Aninha, Paulinha. No, mi chiamano Ana Paola, gli unici, quindi non ho un soprannome familiare. Seconda pergunta, qual abito estranho você tem? Veramente ho l'abitudine di controllare la mia temperatura corporea con i piedi. Vi spiego. Praticamente, per esempio, sento freddo e vado a dormire, ci metto il calzino, i calzini. A un certo punto la notte sento caldo, che faccio? Non tolgo il calzino per completo, però tolgo metà, quindi metà del piede rimane col calzino e metà senza calzino. E così regolo la temperatura e riesco a dormire perfettamente. Você tem alguma fobia estranha? Guarda, non lo so se è strano, ma io sono claustrofobica serissimo. Qual musica você canta in voz alta? Ma quando voglia. Tutte le musiche, peccato perché mi sta attorno, però se mi sono svegliata così nella vena buona per cantare, canto qualunque musica, basta che mi chiedete, avete delle richieste. Qual mania dos outros que mais te irrita? Quello che mi fa arrabbiare di più è la maleducazione, in generale, oppure le persone che vanno camminando per strada guardando gli smartphone. Questo un po' mi dà fastidio, mi fa arrabbiare. E specie la cattiva educazione, la maleducazione in generale, tipo al supermercato, il fatto di voler trarre vantaggio ad ogni costo, questa è la cosa più grave per me. Però confesso che anche far rumore mentre mangia, mentre mastica, una persona un po' è un po' fastidioso. Quando você está nervosa, qual hábito você pratica? La domanda è un po' strana, no? Bene, la prima cosa è spaccare la faccia alla prima persona che incontro. Non è vero, no, no. Non lo so. Non lo so. Quando sono nervosa, non ci vedo più niente. Cerco di rimanere da sola, stare calma, calmarmi da sola. Dopo che me ne accorgo che sono nervosa, dopo aver litigato con mezzo mondo? Non lo so. Qual lato da cama você dorme? Lato guardando così di fronte, lato sinistro, però non ho preferenze, non me ne frega niente, voglio dormire, non mi importa se è lato sinistro, destro, sotto o sopra. Qual foi o seu primeiro bicho de pelúcia e qual era o nome dele? Non mi ricordo bene, ma penso che sia stato uno degli orsetti del cuore. O que você sempre pede no Starbucks? Não, eu não te vado no Starbucks. Uma regra de beleza que você prega, mas não pratica. Guarda, eu cerco de mettere sempre la crema, idratare la pelle, queste cose, però non sempre ci riesco, non tutti i giorni, non sempre. Che lato você fica no chuveiro? Boh, io sto sotto la doccia, di solito. Oh, e che lato è? Sto centrale, diciamo. Você tem alguma abilidade estranha com seu corpo? Io riesco a fare le alette con la spalla qua dietro. No, non riesco a mostrarvi, ma sai quando fai l'osso qua dietro fuoriesce? Riesco a fare questo. Poi mi dicono anche che
È strano, però per me era normale riuscire a piegare tanto le dita, tipo così, tipo dai piedi, guardate. Così riuscire a... Non è normale questo? Tutti riescono, no? Però c'è chi dice che è strano. Dai, fala che se non tento dobrò dei gin assim ao massimo. Fala, fala. Qual fast food você sempre come? Guarda, se ci vado... Qua non è che ci sono, in Italia non è che ci sono tanti di questi fast food in giro, perché non è un'abitudine degli italiani. Quindi c'è McDonald's, se ci vado, specie dopo che ho scoperto che fanno i panini vegetariani, non c'è l'angolo vegetariano, veg di McDonald's, però non ci vado spesso, preferisco rimanere in salute. Qual frase di esclamazione che você sempre fala? Eita! Putz! Mannaggia! Na hora di dormir, o que você realmente veste? Bene, la camicia da notte, bella, sensuale. No, non è vero. Ogni tanto la camicia da notte, di solito un maglione, se fa freddo con le maglie di lana e se fa caldo una canottiera, così. E aí, pessoal? Gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, deem o seu joinha. Deem o seu joinha, compartilhem e deixem sugestões de que estilo, de que tipo, de que tema vocês gostariam de ver nos meus vídeos, tá bom? Nos vemos em breve. Beijo grande, fiquem com Deus, tchau!